È il day after. Ieri il terremoto a Palazzo con le dimissioni improvvise dell'assessore al bilancio Giulia Pusterla. Oggi il municipio a Como si inizia a riflettere sui possibili sostituti, anche se per ora di nomi nemmeno l'ombra. Sarà un tecnico oppure un politico? Di certo Pusterla, commercialista molto nota in città, era un tecnico. L'ex assessore ha salutato la giunta Lucini in seguito a una polemica sul reddito. Giulia Pusterla quest'anno ha deciso di non renderlo noto per motivi personali. Una vicenda che ha scatenato critiche non solamente dalla minoranza, ma anche dalla maggioranza e persino dal sindaco Lucini, che si era detto pronto a multarlo. Un pressing che ha portato l'assessore a rassegnare dimissioni irrevocabili. Il gesto della Pusterla ha raccolto il plauso del Movimento 5 Stelle. I grillini erano stati i primi ad attaccare l'ex assessore per la mancata pubblicazione del reddito, ma sono stati anche i primi a complimentarsi. Chapeau, scrive Luca Ceruti, consigliere del 5 Stelle. Dimettersi non è sempre sinonimo di sconfitta, ma può essere anche considerato un valore. La giunta Lucini perde, per coerenza, la punta di diamante che rappresentava la società civile. E ancora, che impatto avranno queste dimissioni, conclude Ceruti, a mio avviso, oltre alla credibilità, la giunta perde prestigio e fama. Il sindaco di Como, Mario Lucini, ha difeso a spada tratta altri assessori, come Daniela Gerosa, attaccata sulle modifiche alla sosta in città, o Luigi Cavadini, al centro delle polemiche per il flop della grande mostra, ma sembra essere stato più freddo nei confronti di Giulia Pusterla, la quale ieri sera, dagli studi di ETV, ha risposto con una battuta. Il sindaco evidentemente ritiene che io sia in grado di difendermi da solo. Lucini oggi replica di aver sempre difeso Giulia Pusterla, di non averle mai chiesto le dimissioni e di non aver mai pensato che la vicenda dei redditi potesse interrompere il rapporto di fiducia. E ora scatta, come prassi, il toto assessore. Una poltrona così pesante non potrà rimanere vuota a lungo. Il sindaco Lucini assumerà su di sé le deleghe della Pusterla e le terrà almeno per 2 settimane, fino al 30 novembre, per gestire le delibere in consiglio comunale.